Cedo subito la parola alla collega Dadone eh, con un parere contrario. Bene, governo. Conforme al relatore. Pilozzi, relatore di minoranza. Parere contrario. Bene, la, la deputata Dadone ha facoltà di parlare sull'emendamento 9.1 di cui è prima firmataria. Grazie Presidente. L'obiettivo allora, di questo emendamento è di sottoporre al referendum, senza richiesta, la presente legge costituzionale in quanto derogatoria della Costituzione stessa e quindi surrettiziamente modificativa. Perché? Perché questo DDL esautora il popolo. Voi cercate di giustificare la democraticità della deroga proposta, enfatizzando la circostanza che la grande riforma sarà comunque sottoposta a referendum anche se dovesse essere approvata dalla maggioranza dei due terzi dei parlamentari in entrambe le assemblee. Si tratta però di un imbroglio. In primo luogo, per essere coerenti, si dovrebbe sottoporre al referendum innanzitutto la riforma madre, per incidere sul procedimento per modificare la Costituzione. Il popolo deve essere, deve essere interpellato prima di dare vita al Comitato per le riforme, per chiedere agli elettori se vogliono davvero che le Camere nei prossimi mesi siano impegnate a modificare la Costituzione più bella del mondo, stravolgendola, e se vogliono che essa sia modificata con un procedimento semplificato. La deroga al 138, che introduce, si introduce con la riforma madre, passerà col voto dei due terzi delle Camere e non verrà sottoposta a referendum. Così la maggioranza potrà evitare il referendum sulla riforma madre, che si colloca all'inizio del procedimento riformatore. Va però ricordato che la maggioranza dei due terzi è dei seggi, ma non c'è il consenso dei due terzi degli elettori e che tale maggioranza è gonfiata solo grazie ad una legge elettorale illegittima. Ne discende che la maggioranza compie un furto di democrazia perché riesce ad impedire alla minoranza di sollecitare referendum e dunque una discussione popolare preventiva sulla necessità di grandi riforme solo grazie al fatto che il premio incostituzionale gli ha regalato dei seggi. Troppi. In secondo luogo... In secondo luogo, siccome la maggioranza sa che una volta approvata la grande riforma sarà sottoposta al voto referendario, non sarà preoccupata di cercare un accordo con le minoranze in Parlamento, ma solo di confezionare alcuni slogan da dare in pasto agli elettori quando si andrà al referendum finale per convincerli ad accettare con un voto unico sì o no la modifica delle diverse parti della nostra Costituzione. In questo modo il referendum è trasformato in uno strumento nelle mani della maggioranza che può ignorare in Parlamento le ragioni dell'opposizione e si rivolge direttamente al popolo quando la riforma è già approvata e la si può solo prendere o lasciare. Per cui, colleghi, se davvero tenete come dita la partecipazione popolare oggi ve ne siete riempiti la bocca a tutti, allora non potete impedire ai cittadini di decidere su questo disegno di legge. Se siete coerenti con quello che predicate, non avrete problemi a votare favorevolmente a questo emendamento, altrimenti dovrò constatare che è proprio vero che tra il dire e il fare c'è di mezzo un mare, ma un mare di gente presa in giro. Grazie. La camera respinge. Prego la parola alla deputata Dadone. Ne facoltà. Grazie Presidente. Allora, con il, con il comma quinto torniamo ad uno dei temi della presente proposta di legge che più ha suscitato il nostro dissenso. Ovvero la potestà assegnata al comitato di procedere alla redazione di testi relativi alla legge elettorale. E sono due i motivi per cui siamo contrari fondamentalmente. Il primo è che si tratta di una legge ordinaria per cui. Non capiamo il motivo per il quale si dovrebbe costituire un comitato parlamentare appositamente costituito per procedere a delle riforme costituzionali e poi attribuirgli anche la competenza in sede referente di una legge ordinaria. E il secondo motivo è che non, non riusciamo a capire quale sia la conseguenzialità tra la legge elettorale e un progetto di riforma costituzionale. Ora, si è trattato a lungo oggi del, del discorso relativo alla legge elettorale. Ha ah, maggior ragione dopo che è stata incardinata al Senato la proposta, una proposta di legge elettorale. Comunque se ne discuterà lì e non, non vediamo il senso logico di dare anche al Comitato la competenza in materia di legge elettorale. Non ha senso alcuno. Grazie. Grazie. Chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo. D'Adone, prego. Ne ha facoltà deputata D'Adone. Va bene, allora... Grazie, pre Grazie Presidente. Colleghi, nel corso di questo esame abbiamo avuto modo più volte di manifestare tutto il dissenso del nostro gruppo nei confronti della via scelta per la riforma costituzionale, ovvero quella di derogare alla procedura prevista ex articolo 138 della Costituzione. Un dissenso del quale abbiamo avuto modo di spiegare tutte le regioni, ma che giova ulteriormente a ribadire perché, così facendo, a nostro avviso, si pone un precedente pericoloso ovvero quello di un Parlamento che si pone autonomamente al di sopra della Costituzione stessa, alla quale invece dovrebbe essere soggetto. I profili di criticità di questa legge sono molteplici e consistono nell'assegnazione alla funzione di guida del processo di revisione al Governo, nel prevedere l'istituzione di un comitato straordinario con una libertà di azione amplissima, ma soprattutto nel prevedere dei tempi di riforma eccessivamente serrati. Nel momento in cui la procedura di approvazione delle leggi di revisione costituzionale viene esplicitamente sottoposta ad un cronoprogramma a tempi ristretti, ci troviamo automaticamente in antitesi alle caratteristiche di riflessione e ponderatezza tipiche delle procedure di revisione costituzionale, dimenticando così che i tempi lunghi delle revisioni servono anche per consentire a chi sta fuori dalle aule parlamentari di farsi un'idea di quanto si intende fare e delle prospettive che si aprono, delle conseguenze che certe modifiche sono in grado di procurare. In questo senso il nostro emendamento, a fronte delle molteplici deroghe previste all'articolo 138, propone di lasciare almeno inalterato l'intervallo di 90 giorni tra la prima e la seconda votazione in ciascuna delle Camere, così come è voluto dai padri costituenti. Grazie. Grazie. La Camera respinge. 4.12 contrario, 4.13 e 4.14 parere contrario, 4.15 e 4.63 analoghi. Invito al ritiro. Grazie Presidente. Il DDL di revisione costituzionale sostituisce alle regole ordinarie una procedura estremamente semplificata per l'approvazione delle future riforme, che non è affatto compensata dalla previsione di un referendum finale. Tale semplificazioni violano sia la procedura aggravata dell'articolo 138 della Costituzione, sia le regole costituzionali sul procedimento legislativo ordinario di cui all'articolo 72 della Costituzione, sia le regole dei regolamenti parlamentari che sono specificamente dedicate all'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e che proprio in considerazione della gravità delle decisioni di riformare la Costituzione aumentano le garanzie ordinariamente previste. Le semplificazioni introdotte, viceversa, si disfano delle garanzie speciali del procedimento di revisione e persino di quelle previste per un ordinario procedimento legislativo. Ciò che questo emendamento si propone di fare è liberare la discussione di revisione costituzionale dalla dittatura dei tempi per la procedura e delle regole delle deroghe ai regolamenti parlamentari. Troppe sono infatti le semplificazioni che questo DDL introduce. La prima consiste nell'istituzione del comitato dei 42, la seconda consiste nel disegnare una corsia preferenziale per le future riforme che assicuri di approdare in tempi certi ad un voto finale, come se si trattasse di convergere un decreto legge, sono preventivamente stabiliti i tempi che dovranno cadenzare le fasi intermedie dell'iter parlamentare ed è visto un termine complessivo di durata dell'intero iter corrispondente a solamente 18 mesi. La terza semplificazione riguarda il fatto che, all'interno di questo tempo massimo, già stabilito per ciascuna fase dell'iter legislativo e per il procedimento nel suo complesso, si procederà al contingentamento dei lavori parlamentari, così derogando palesemente le norme dei nostri regolamenti parlamentari che escludono il contingentamento proprio con riguardo alla revisione costituzionale. Si tratterà tra l'altro di un contingentamento del tutto anomalo anche rispetto a quello praticato per i DDL di legge ordinaria. Il quarto consiste nell'affidare al comitato parlamentare un potere regolamentare autonomo, grazie al quale potranno essere introdotte ulteriori regole di semplificazione ciò che chiediamo con questo emendamento è che siano soppressi i termini massimi che comprimono a cascata e a ritroso tutti i tempi di esame e che siano rispettati i tempi proposti dal regolamento della Camera. Grazie. Grazie. Ok, allora ci siamo, dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Ora passiamo all'emendamento 3.22 da Done ed altri? La deputata D'Adone chiede di intervenire, prego, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Allora, anche questo emendamento. Parla del terzo comma dell'articolo 3 e eh, della questione emendativa che non andrò più a riassumere, tanto i miei colleghi l'hanno spiegata in maniera più che esaustiva. Quello che si prevede con questo emendamento è la possibilità di subemendare da parte del relatore di minoranza gli emendamenti del comitato e del governo esattamente come possibile, secondo il testo del DDL, per un presidente di gruppo almeno 20 senatori e, mh, 10, no, 10 senatori, scusate, 20 deputati. Eh, perché, perché di questo emendamento... Il viene dal fatto che, non so se lei ha avuto la stessa impressione, ma leggendo questa parte emendativa mi, mi è venuta in mente l'immagine di, di Orwell. No? Tutti gli animali sono uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri. Ed è la sostanza di, di, questo, di tutto questo terzo comma. Per cui quello che si vuole fare con questo emendamento è semplicemente portare ad appianare la situazione dando questa possibilità in più ai relatori di minoranza la Camera respinge.